Mi sono appena accorta che per prendere la videocamera sono passata in cameretta che era bagnato. Mi tocca ripassarci, Sofia. Oh, ok. Ciao a tutti e benvenuti nel nostro canale. Non è un maschietto, eh? Non è che ci siamo svegliati che Sofia è un maschietto, perché ha il ciuccino blu, ma vendevano la coppia rosa e blu. Salute, amore! Salute! Adesso lo tiro a terra. La conosco troppo bene. Ok. Allora, siamo qui in cucina perché, ecco, la conosco troppo bene. Perché l'hai lanciato? Questo è il suo hobby preferito. Lanciare i ciucci a terra in qualsiasi momento della giornata, ma tanto tanto durante il giorno. Ma vedete quando, raga, è sera, è tardi, voi lo volete far dormire, ti ci fa credere, poi si impunta e tira il ciuccio ogni 2x3. Poi il giorno dopo vi svegliate con l'acido lattico, ma tutto normale, perché ovviamente tu stai sempre a fare così per raccoglierlo e lei puntualmente continua imperterrita a farlo. Ha provato a metterla anche con la catenina nel mentre la faccio addormentare. Strappa anche quella e tira anche quella. Ma cioè, è inutile. Sì? Sì, mamma, tra poco anche tu avrai tanti capelli ricci e lunghi. Solo che tu hai un bel colore. Tu hai un castano chiaro. E sì, bella. Comunque, dicevo, mamma, siamo venuti qui in cucina con uno scopo. Oddio, mi sta a fare carezze, cara. Cara, cara, cara. Ah, no, ma perché ti dà in bocca? No, che schifo. Basta. Siamo venuti qui in cucina per bere, riempire la mia borraccia e riempire il nuovo biberon barra borraccia per Sofia. No, 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 in bocca. E certo, che fai con le facciacce. Comunque, prendiamo l'acqua dedicata a Sofia. Ok? Ti piace? Ti piace? Sì. Allora, aspetta. Abbiamo comprato questo biberon carino qui e gli ci voglio mettere l'acqua in modo tale che possa, diciamo, aspetta, giù, giù un attimino. Possa bere da sola, avendo questo così. Vediamo un attimino. Ok, io gli ci metto l'acqua. Mi tocca riempirlo perché ancora non è capace a fare di questo. Se glielo metto a metà, va a finire che respira solo. Sei storti? Va a finire che respira soltanto aria e basta. Ora abbiamo due tettarelle. Questa è proprio strana, quadrata. Vediamo se riesce. Vediamo se riesce a bere. Sofia, perché ti incavoli? Aspetta un po', guarda. Vieni qui. Tieni. Ma dai, dai, brava mamma, brava. Come fa Sofia? Brava, hai capito? Amore, però vedete che non riesce a tirare su. Mamma, oi, no, dai, dammi a me. Da mamma, da mamma. Ora glielo faccio vedere e poi sicuramente capirà. Però nel frattempo voglio riempire anche la mia. Ok. Praticamente Giordano parecchi giorni fa mi ha portato una borraccia, una fake praticamente, della Air Wrap, vabbè, praticamente sarebbe quella borraccia. Ora ve la faccio vedere, che sponsorizzano proprio a go go. Sarebbe questa qui, ma ovviamente questa non è originale, che alzate questo qui, questo è il gusto limone. E vi fa sembrare tramite olfatto di stare a bere a quel limone. Devo dire che funziona, funziona, ma nemmeno tanto, pensavo di più. Però siccome questa qui è svanita con il fatto che appunto la sto utilizzando da più di una settimana, mi ci diverto, ormai ce l'ho. Vediamo cosa posso scegliere. Ok, ho questi qui. Ero curiosa di assaggiare l'albicocca. Albicocca. Intanto Sofia che
Sperimenta, ma ci stai solo giocando. Ok, la riempio. Praticamente ora che facciamo? Apro questo. Mamma mia, raga, sa tantissimo d'albicocca. Ora vediamo se... se anche qui è uguale. Allora, voi la infilate qua, in questa maniera, poi tirate leggermente su e poi berrete acqua, però che dovrebbe sapere di albicocca, vediamo. Si sente a malapena l'albicocca. Ora, non so se è perché è fake o se quello originale veramente sa di qualche cosa. Se qualcuno ha mai provato la borraccia di cui sto parlando, però originale, mi faccia sapere qui nei commenti se effettivamente sembra che stai bevendo acqua tipo aromatizzata, anche se non lo è. Questa, raga, poco e niente, però ripeto, io quella originale non l'ho mai provata, nemmeno mi interessa di provarla, sinceramente, però... però carina, comunque ho una borraccia in più e niente. Sofia? Sofia si sta divertendo a togliere roba dalla dispensa. Sofia, fagioli, ferma, dai, posso chiudere? Per favore. Poi qui ho un'altra borraccia, là dietro ne ho tante altre, infissa con le borracce. Sofia, eccoci qua. Pronti. Raga, è passato tantissimo tempo dalle ultime clip che ho fatto questa mattina presto. Sono le 5. Ce la siamo presa proprio comoda. Oh, non abbiamo fatto niente di che, perciò non ho acceso la videocamera. Abbiamo dormito parecchio. Tutti e tre. Ehi! Ah, fa vedere che le scarpine le hai. Le scarpine le ha. Adesso vediamo quanto se le fa durare. Emo, ne sai qualcosa? Sì, le levo sempre. Eccola. Lasciati le scarpine, che poi ogni volta mi rimproverano che non ti metto le scarpe, che stai sempre scalza. Dicono, ma compragliele un paio di scarpe. Ce l'ha, voglia di che ce l'ha. Sì, l'ho fatta vedere in un altro video, ma raga, ma si scherza, cioè non sono permalosa, non me la prendo per queste cavolate. Se fosse che voglio lasciarla nuda, con i piedi nudi, potete capire quanto è contenta quando sto in giro a piedi nudi. Ma tu fa tutta così con i dita. Dico un po'. Allora, c'è un po' di agitazione nell'aria perché... Sì, vabbè. Perché sono qui con Sofì, nel posto dietro, sto aspettando che qualcuno apra i finestrini così possiamo cominciare a respirare. Al posto di guida c'è Sami. Regà, namo. Oggi vi faccio io da taxi. Oggi ci fa da taxi e quindi andiamo a fare sta vaschettina e prima di andare a comprare qualche cosina di, per casa. Possiamo stare tranquilli? Tranquillini? Ah, Sofia ne frega niente. Tranquillucci? No, a dopo, amici. Insomma, questa esperienza com'è andata? Ah sì, è stata un'esperienza di guida, diciamo. Positiva. Sì, siamo arrivati al centro commerciale. Sani e saldi. Dai, che stupido! Tutto preciso. Dai, non ho fatto singhiozzare la macchina. Tutto liscio come l'olio, nonostante che Sami in guida. Non guido da parecchio tempo. Soprattutto quando c'è Sofia, proprio, raga, zero. Sì. Però ogni tanto è giusto che lo faccia. Anche per prepararmi un indomani a portarla all'asilo. Giustamente poi sarò io a dover andare nella macchina e fare tutti i spostamenti tra lei, fra equitazione, scuola. Autocross, certo. No, raga, decisione sarà sempre unicamente sua, non sarò mai un genitore che gli imporrà lo sport, la scuola, l'indirizzo, niente di niente. Bisogna lasciare libera scelta ai propri figli e noi genitori accompagnarli, giusto amore? Certo. Comunque adesso che facciamo? Adesso andiamo a prendere il caffè e poi vado alla spesa. E via. Giordano fa la spesa e noi, raga, stiamo qua seduti al fresco. Ma è bellissimo. Così? Così? Sofia! E poi fai quanto così. Si diverte lei quando facciamo ste cose? Ah! Vero? E guardi subito.
mi aiuti qui. Allora, abbiamo comprato un secchio. Dentro questo secchio però, secondo me c'è qualcosa di strano. Sofia! Sofia! È vero, papà. Ma che c'è, cioè, qualcosa un po' strana nel suo secchietto, eh. Sentivo che c'era un peso anomalo. Siamo ritornati a casa da questa mini spesa, perché poi la spesa vera e propria la facciamo domani. Siamo arrivati a casa sani e salvi, come dice Giordano. Ho riguidato io per ritornare. Raga, so, sembra stupido dirvela come cosa, perché magari per chi guida tranquilla e da anni. Anch'io ho sempre guidato normalmente, perché ovviamente andando a lavorare lo facevo, però non è che andavo oltre. Ecco, per me era casa lavoro, qualche volta potevo andare di qua e di là, ma stop. Poi, a maggior ragione con la gravidanza, non ho guidato praticamente quasi mai. Mi faceva strano col pancione guidare. Beh, io sono strana, raga. Poi ho avuto sempre la fortuna di essere scarrozzata, devo essere sincera, pure questo non è che mi abbia tanto aiutato, ecco. E poi con Sofia, che ve lo dico a fare, soprattutto da neonata, anche se avessi voluto provare, era impensabile, perché prima, raga, strillava e diventava nera su quel seggiolino, ti avrebbe messo ansia, ti avrebbe fatto fare il botto. Adesso riesce a starci tranquilla e vorrei iniziare a guidare e fare dei spostamenti con lei, invece di farli magari a piedi. Adesso sto andando a piedi non perché abbia io paura a prendere la macchina, ma lo faccio apposta proprio per camminare. E niente, ho anche parcheggiato, ma dai, ho anche parcheggiato, e non in un parcheggio qualunque, ma mezzo in discesa, no, com'è? In pendenza, è in pendenza, ho parcheggiato benissimo, vabbè, comunque mi entusiasmo per poco, sì, che sono piccoli passi da superare, anche perché... Piccole paure, dai. Sì, piccole paure, diciamo, che poi non so, che poi non so paure, sono insicurezze, ma nascono solo da qua, cioè io penso che non riesco ad andare lì, sono io che penso... Perché avevo paura lì al centro commerciale della salita, perché praticamente c'è una salita dove poi tu ti fermi perché c'è lo stop, è molto ripido, dice anche Giordano, per chi non è esperto può trovare difficoltà. E avevo paura, volevo mollare, volevo far guidare a Giordano, poi ho detto sai che c'è, no, devo guidare io, ormai mi sono messa in testa di guidare, guido io, perché praticamente è una salita e ha uno stop. Che se passano macchine e la macchina avanti a te frena, ovviamente tu ti ritrovi in pendenza, in questa maniera devi ripartire senza andare troppo indietro e tamponare la macchina dietro. Avevo paura di questo, pensavo che succedeva questo, ma alla fine allora, l'ho fatta, che era una cavolata. Vabbè, comunque sono contenta. Allora, svuota spesa di un po' diverso, diciamo. Abbiamo preso, vabbè, dei Pringles, perché lo sapete, noi siamo zozzoni e mica è finita qua. Poi, oh raga, l'albicocche, sta iniziando la stagione nostra preferita per quanto riguarda la frutta, perché confronto all'inverno ci stanno le solite mele, pere, banane, basta, wow. Triste proprio, cioè, poi, oltre le banane che noi ci facciano da morire, ste mele, ste pere, che noia. Invece albicocche buonissime, banane, belle caschette di banane che ci mangiamo io, Sofia, Giordano, Aaron, tutti quanti. Poi ho preso le lenticchie, queste qua. Non lo so, mi ha fatto gola, ma non so che cosa sono. Ah, gusto barbecue. Certo che da queste a passare a queste un attimo. Sì, me l'ho scordata. Poi, le susine. Eccole qui, ma sono per Aaron. Però buone. Poi che abbiamo? Vabbè, una panna. Abbiamo questo mix qua di proteine. Eccole qua. Io le metto nello yogurt bianco quando cerco di mangiare pulito. Poi, seconda busta. Abbiamo questo preparato qui da fare i pancakes, sono proteici, cioè dovrebbero essere comunque diciamo dietetici, sono a basso contenuto calorico, sono però piene di proteine, e vorrei farmi questa merenda visto che mi piace il dolce, ma vorrei farlo intelligentemente. Poi, così talmente intelligenti che abbiamo preso tre Kinder Bueno. Però raga, c'è sabato e domenica, si inizia lunedì. Poi teniamo vero, Coca-Cola. Poi abbiamo del pane che stasera ci mangeremo, da che volevamo fare la brace di Giordano, che ci mangeremo panzanella fresca e basta. Poi altro mix di roba, solita fesa di tacchino per Sofia. Abbiamo preso le fragole, ora vi spiego anche il perché, ma non farle come sempre. Rosmarino che c'era finito, poi qua che c'è, che vedo,
Mi sono presa poi questa salsa qui da mettere sopra ai pancakes, sempre proteico, a basso contenuti di calorie. Vabbè raga, roba dolce e spero che mi piaccia e che non mi faccia ingrassare. Ovviamente non è che te ne puoi mangiare 50 perché sono solo proteine, quindi sempre comunque stare attenta. Vabbè, tutte convinzioni mie. E poi le volevo assaggiare perché mi urta fare i pancakes a me, quello è impreparato. Praticamente metti due misurini di quelle polveri, latte, basta, fatto, senza uova, senza niente, tutto lì. E poi, le fragole. Praticamente noi oggi volevamo uscire presto, andare in giro praticamente, non come siamo usciti adesso, fare solo la spesa, per andarci a mangiare la mirtilla. Noi quando abbiamo scoperto un chioschetto che sta a Santa Marinella, tanto carino d'estate, e fanno sta mirtilla, è una coppa di gelato veramente grossa con gelato all'interno, che poi sarebbe crema, mi sa che è crema, gelato alla crema con tante fragole sopra e tante cialde sopra. Solo che inizialmente costava, quanto costavamo? 4 euro? 4 euro. Poi l'hanno aumentata a 5, poi l'hanno aumentata a 7. Ma non è tanto andare a spendere quei soldi, perché non è che tu lo fai tutte le sere, tutte le volte, è anche un piacere andare a prendere fuori. Però volevamo andarci, poi si è fatto tardissimo perché Sofia ha fatto merenda, poi ci siamo addormentati, una cosa e un'altra, non ci siamo andati, però ormai ci è rimasta qui. Io ho detto a Giordano, te la faccio io questa sera. Metteremo Sofia a dormire, ci metteremo un bel film, oggi è sabato, ci mettiamo un bel film e davanti al film ci mangiamo questa finta mirtilla fatta da me. Praticamente mo condisco tutte le fragole, abbiamo preso il gelato che già sta lì dentro. Praticamente che ha preso, che gelato è mo? Nella salmontana? Panna? Panna. E ci mettiamo le fragole all'interno. Questa è la nostra cosa, speriamo che Sofia si addormenti tranquillamente presto e la rivediamo direttamente domani mattina, così che noi possiamo prenderci una seratina tranquilla a vederci un film insieme. Ma raga, poche chiacchiere, mi metto a fare sta roba, anche perché sono le 7:13, mi metto a posto qui e poi faccio da mangiare a Sofia, che la faccio mangiare alle 7:30, 7:40, così che verso le 9:30 gli faccio anche il biberon di latte, così lei ci si addormenta tranquillamente. Ok, fragole fatte. Io di solito quando mangio le fragole, raga, da sole così assolutamente no. Ci metto sempre anche le banane, però con il fatto che tanto le vogliamo fare con il gelato, va bene così. Ma sei baciata dal sole? Lo sai questo perché? Perché sei la più bella del mondo. Finito di fare tutta la cucina, secondo voi Giordano dov'è? A coccolarsi con Sofia. Con la splendida Sofia. Raga, c'ha un sonno. Sì, c'ho proprio sonno. Pazzesco. Oddio Sofì, ah, vuole montare sopra, non hai capito? Ma se vuole butta tutto una cosa, sbatte la testa. Vuole montare sopra? No, non hai capito, tipo a cavallo. No, dice che l'aveva presa. Io sto aspettando un po' prima di fargli il latte e metterla a dormire, anche se lei creperebbe anche in questo momento. Ma almeno aspetto che si facciano almeno le 9:30. Però c'ha sonno. Oh, mi stanno chiamando, chi è a quest'ora? Vediamo subito. Mio fratello. Videochiamata. Con mio fratello. Dove sta? Eccolo. Saluta su YouTube. Ciao a tutti. Vabbè raga, adesso parlo con mio fratello. Allora, ho messo a dormire Sofia, non sono nemmeno le 9:30, ma lo sapevo che crollava raga, perché già in macchina quando stavamo ritornando cercavo di chiudere gli occhi, poi è stata stranita il dopo cena, sapevo che sarebbe crollata. Perfetto, io sono qui con questo bel barattolo di salmontana, panna fresca praticamente, questo qui, e con le fragole, eccolo qui, faccio tutti i strati tra questo gelato e fragole.
E olè! Può iniziare la nostra serata. Ok, siamo giunti a sera. Infatti mi sono struccata, ho fatto la mia skin care. È quasi mezzanotte, noi ci siamo visti un filmetto, un trailer. E ora andiamo a nanna. Bevo il mio bicchiere d'acqua. Comunque bere l'acqua dopo essersi lavati i denti, madò, troppo, troppo fresco. E niente raga, io vi mando un grosso bacione e ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi.